Buonasera ragazzi e benvenuti finalmente nel nuovo gameplay di Drum. Ci siamo fermati nello scorso episodio vicino a quell'enigma che ora farò vedere, dove ci siamo fermati. Per il momento ho visto che a parecchie persone piace tantissimo questo gioco e quindi ho pensato di continuarlo, cioè mi è stato detto continua da parecchie persone che conosco e che vedono i miei gameplay, tra cui alcuni sono i miei amici ovviamente. Comunque ci siamo fermati vicino a questo enigma, cioè vicino a questo oggetto che dovevamo scoprire cosa fare. Da come ho capito, questo oggetto, tipo credo che sia una manovella, servirà per questo oggetto, visto, cioè per questo, sì, questo oggetto, che c'era questa lettera che era uguale. Quindi probabilmente dobbiamo risolvere l'enigma vicino a qui. Allora, ho visto qualcosa prima qui. Allora, credo... Ah sì, ok, è facile, facile. Credo che qui c'è un meccanismo. Vediamo cosa dice. Sembra il meccanismo di carica, ma ci dovrebbe essere una specie di chiave. Una specie di chiave. Non credo sia questa. Forse è questo. Aspetta, controlliamo. Credo che sia questo perché la forma è uguale. Proviamo, proviamo. Eh sì, infatti è così. Ragazzi, io sono un genio. Comunque scherzo, non pensate male che io sia così, cioè dico queste cose su di me, cioè non pensate che io sia modesto, perché non lo sono, spero. Comunque qui abbiamo visto che è tipo un accendino, tipo quei cosi che si usa per l'accendino e si accende. Qui ancora una puzza di bruciato, ma questo... Forse questo va qua vicino. Proviamo. Proviamo, proviamo. Eh sì. Dobbiamo andare qua vicino. Vabbè, perfetto, perfetto. Ok, fatto. Come vi stavo spiegando, l'ultima volta ci siamo fermati vicino a questo oggetto e abbiamo risolto parecchi enigmi in pochissimo tempo. Cioè, credo, in pochissimo tempo. E di questo oggetto, cioè di questa cassa, probabilmente ci saranno parecchi enigmi. Cioè, credo che noi dobbiamo sbloccare queste tre cose, perché ho notato che questo è il simbolo della chiave e qui c'è il simbolo della meccanica. E qui, cioè l'ultima volta che avevamo visto, c'era l'occhio. Probabilmente l'enigma sarà... cioè, se noi risolviamo questo enigma, ci sbloccherà qui l'occhio. Vabbè, proviamo. È solo un'ipotesi. Però credo che io abbia... cioè, credo che io abbia pensato bene. Cioè, spero. Aspetta, questo era un cannocchiale. Qui non ho capito cos'è. Cioè... però sai, credo che qui vada il cannocchiale, perché la forma è uguale la lunghezza, credo. Cioè, mo proviamo, aspetta. Mo ci proviamo. Vediamo. E infatti, ragazzi, io sono un genio. Cioè. Sono così intelligente. Allora, vediamo. C'è una faccia. Ho la sensazione che ci sia di più, oltre a quello che vedo. Che l'oculare possa rivelare qualcosa. Proviamo. Forse ci servirà lo trial. Sì, ma io volevo vedere meglio. Ma va bene. Cosa? Non l'ho fatto apposta, ragazzi. Risolvere gli enigmi così. È bellissimo. Vabbè. Da oggi in poi... anzi, no, da oggi in poi. In diversi gameplay c'ho una botta di culo, ma in modo esagerato. Credo che questo si... dobbiamo girarlo perché... non è la forma giusta. Nemmeno così. Eccola, questa è la forma giusta probabilmente, sì. Ora dobbiamo risolvere quest'altro. Allora, questo dovrebbe andare
Così, perfetto. Questo. Così. No, dobbiamo girarlo. Come cazzo va? Ah, ok, perfetto. Abbiamo sbloccato qualcosa, sicuro. Una lettera. Aspetta, c'era scritto Tria. Ah, giusto. Aspetta, forse. È qui? Ah, sì, dove stanno le lettere? Ah. Allora, ragazzi, qua è facile l'enigma. All'inizio di questo gioco gli enigmi sono abbastanza facili. Cioè, non sto trovando difficoltà. Anche se alcune volte ho avuto botta di culo, ma in modo esagerato, e non lo nego. Io non lo nego, non vi preoccupate. Ah, ecco, abbiamo risolto il primo enigma, ragazzi. Abbiamo risolto il primo enigma. Uno dei sigilli si è aperto. Ancora due ed è fatta. Perfetto, perfetto. Ora cosa cazzo succede? Questo credo sia una cassa. Insomma, la chiave va qui, sì, probabilmente. Proviamo. È della forma giusta, ma il buco non è abbastanza allungato. Sicuramente si deve fare qualcosa. Aspetta, qui c'è qualcosa di strano. Sono bottoni questi? No, ok. Perfetto. Ora dobbiamo scoprire qualcosa. Cosa sono? Cazzo è sto coso? Manca un pezzo, ma di cosa? Sì, ho capito che manca un pezzo. Ah, devono sempre. Ah, c'è una lettera qui, non l'avevo visto. Allora, 8 maggio. McAllister ritorna con riproduzioni dall'Egitto. Lo schema continua. I tibetani chiamano l'elemento nullo spazio. Per gli Hindu è etere. E ora per i babilonesi è semplicemente l'alto. L'altra direzione. Il regno di Ishtar. No, aspetta, il regno di Ishtar, scusatemi, ma queste cose non sono per me. I nomi delle città non, li sbaglierò spesso, probabilmente. Allora, continuiamo. Ancora più interessante è la presenza ricorrente del glifo esagonale. Lo stesso simbolo ripetuto in culture divise da innumerevoli secoli e sparse in tutto il globo. Chi ha il coraggio di chiamarla solo sciocca superstizione? Quando avrò in mano il primo campione distillato, allora dovranno rispettarmi. Al momento c'è un nuovo elemento tra la fila degli scettici, ma McAllister non è più al mio servizio. Boh, non ho capito un cazzo, ma va bene. So, abbiamo i nostri metodi così. Qui c'è qualcosa, aspetta, no, non voglio vedere qui. C'è qualcosa? Qui sopra. Ah, è un bottone? Sì, era un bottone. Allora, qui ci sono delle sfere, cosa dobbiamo fare? Botta di culo ancora. Ah, ho capito, è facile, facile, è abbastanza facile. Ok, mo perderò 10.000 anni vicino a questi enigmi. Del cazzo. Dai, 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 dai. La palla verde. Ok, la palla gialla incarrata. Ora manca quella blu. Madonna, che pro che sono. Non è vero, mento. C'è qualcosa qui, una lettera. Sai, questo colore è figo. È il colore dell'arcobaleno, credo, probabilmente. Aspetta, allora ci serve questo. Ah, il mondo tridimensionale. Questo sembra facile. Sembra molto facile. E infatti, ragazzi, io oggi gli enigmi li sto facendo facilmente. Sto diventando un ragazzo troppo forte. Questo sicuro va qui. Lo sapevo, lo sapevo. Cioè, guardate qui, che genio che sono. Sì, sono poco modesto, insomma. C'è qualcosa, una chiave. Una piccola chiave da cassetto. Una piccola chiave da cassetto. Probabilmente va qui. Oh, sto facendo gli enigmi facilmente. Vuol dire che sono migliorato a giocare in questi videogiochi.
Anche se ci gioco sempre, spesso ci gioco a questi videogiochi. Che cazzo è questa? Una stella. L'ultima volta abbiamo visto una stella qui, infatti, eccola. Questo va qui. Madonna. Ragazzi, sono un genio. Io sono un genio. Devo smetterla di fare il modesto. Allora, 21 giugno. Ricordati questa data. È la più importante della storia dell'umanità. Ce l'ho fatta. È stato necessario impiegare un soggetto umano. Il catalizzatore sono stato io in persona. Affaticato dai miei studi, sono entrato nella stanza senza disattivare il meccanismo. Quando ho ripreso conoscenza, mi sono reso conto di esserci riuscito. L'elemento nullo è incredibile. Non è né energia né materia. Ho già fatto grandi progressi nel suo studio, soprattutto come riflettere la luce. Stanotte brinderò. Questo avrà fatto qualche esperimento su di lui, probabilmente. C'è qualcosa qui. Ho trovato qualcosa. Un anello d'ottone con tacca lungo. Grazie, volevo leggere ancora, eh. Allora. Per oggi completiamo questo enigma e poi ci fermeremo e ci vedremo nel prossimo video. Quindi appena finiamo questo enigma, credo che si sbloccherà un altro di questi meccanismi, credo. E abbiamo quasi finito. Probabilmente di aprire questa cassa e scoprire cosa c'è all'interno. Comunque, questo probabilmente va qui. È una cassaforte e questo serve per la cassaforte. Che cazzo devo fare? Ah, ho sbagliato. Ah, ok, ho capito. 1, 2, 3, 4. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sono bravo su questi giochi. Che cazzo devo fare qua? Guarda, ci ho capito tutto. Cosa devo fare? No, dai, non mi posso bloccare adesso. C'è qualcosa. Aspetta, ma usiamo il trucco della magia. Aspetta, uno. Allora, mettiamo zero. Non va bene, non va bene, non va bene. Che cazzo devo fare? Facciamo così, mettiamo qui. Ora proviamo. Un cazzo. Nemmeno. Inizio ad arrabbiarmi. No, io mi sono bloccato qui, probabilmente. Dobbiamo scoprire qualcos'altro, forse? Cioè, io ho visto tutto qui. Forse nelle lettere c'era qualcosa? Non credo. Qualcosa dobbiamo fare. Cosa dobbiamo fare? Ora dobbiamo scoprire cosa fare. Cosa sono quelle due cose sul lato del cilindro che è apparso? Cosa? Non capisco. Non ho capito la domanda. Non ho capito la risposta. La domanda, sì, ho detto bene. L'ho capito cosa sono. Non lo so nemmeno io. Cosa sono? Facciamo una cosa, mettiamo 0 e 0. 0 e 1. 0 e 2. 0 e 3. 0 e 1. Un cazzo, passiamo a 1. Niente. 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 Passiamo al numero 3. 1. 3. 4. Ah, questo dovevo fare forse. Spero. Che non dovevo trovare altro per scoprire l'enigma. Comunque abbiamo trovato una chiave. Ah. Cazzo devo fare? Ah, devo vedere. Allora, applichiamoci bene e capiamo come va costruita la chiave. Allora, sotto dovrebbe essere semplice. Così.
Dovrebbe essere così, sì. Ora dobbiamo indovinare quella di sopra. Credo così. No. Ah sì, ok, c'è la forma lì così non devo uscire. Ah, così, così. Allora. Sì, dovrebbe andare così la chiave allora. La chiave. No, non c'entra. Ma la posizione è così. Proviamo così. Forse mi sono sbagliato io. Cazzo! Ah, ok. Allora mi sono sbagliato io. Cosa c'è? Una targhetta circolare con una stella. Ok, perfetto. E ora? Cosa dobbiamo fare? Cosa serve questo? Ah sì, ho capito dove. Per forza qui. Ragazzi, abbiamo concluso il secondo enigma di questa cassa. Va bene, per oggi ci fermiamo e ci vediamo nel prossimo episodio. Visto che abbiamo risolto l'enigma, avevo detto che ci fermavamo lì. Nel prossimo episodio spero che riusciamo a finire questa cassa, completarla e passare al terzo capitolo. Va bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio qui da Yamamoto. Ciao a tutti ragazzi!